Bene, iniziamo. Grazie per la partecipazione a chi è in presenza, a chi è in remoto. Intanto questa è la conferenza stampa per presentare l'iniziativa di oggi. Qui a Tenuta Grimaldi di Matelica abbiamo deciso, come è stato per il primo appuntamento dell'Osservatorio regionale per le politiche agricole, di farlo in un luogo simbolico, sempre in una zona particolarmente a vocazione agricola, quindi in qualche modo coinvolgendo le aree interne, coinvolgendo l'agricoltura e gli stessi imprenditori agricoli come ospitanti, insomma. E in questo caso ci sono davvero felice di essere qua nell'azienda della famiglia Grimaldi, che inaugura proprio oggi una struttura ricettiva che in qualche modo ci rende tutti quanti orgogliosi. Detto questo, nell'osservatorio delle politiche agricole che abbiamo fatto la prima riunione, lo scopo di quella riunione era coinvolgere le associazioni di rappresentanza agricola, coinvolgere gli imprenditori, ma coinvolgere anche le professioni e i professionisti che stanno intorno al mondo dell'agricoltura e che avevano voglia di dare un contributo anche tecnico a quello che poteva essere un miglioramento della gestione dello sviluppo rurale. E quindi per la prima volta credo si è coinvolto tanti professionisti, agronomi, agrotecnici, periti agrari, che in qualche modo ci hanno dato una loro visione su come veniva fatto il PSR, su come poteva essere migliorato. E Lorenzo, se vuoi sederti, guarda, tanto lo facciamo insieme, la conferenza stampa. Allora, che cosa era emerso principalmente nella scorsa riunione? Nella scorsa riunione era emerso una eccessiva burocrazia, una lentezza dei pagamenti e soprattutto alcuni criteri che non erano più corrispondenti alle esigenze delle imprese. Quindi questi mesi che sono trascorsi dalla prima riunione dell'osservatorio sono serviti all'ufficio e al dottor Bisogni e a tutta la squadra che ci ha assistito in questa fase a capire quali potevano essere i miglioramenti, le semplificazioni. E quindi abbiamo operato una vera e propria eliminazione di tanti passaggi burocratici che si vedranno come risultato quando usciranno i primi bandi e credo che soprattutto sulla misura degli investimenti, che è una delle misure più attese dal mondo agricolo, si noterà una grande semplificazione sul preziario, sui costi standard, che non prevederà più la necessità di realizzare più preventivi, di realizzare molta più carta, molta più burocrazia, e anche sui computi metrici, che prevediamo l'eliminazione, quindi in qualche modo, così come di tante preventivazioni e fatture che rendevano davvero difficile, talvolta rendevano anche inutile, perché molte persone hanno rinunciato al PSR per via dell'eccesso di burocrazia che questo costava. E poi i pagamenti, su cui noi vorremmo fare una profonda riforma, andando anche verso un'esperienza di organismo pagatore regionale, magari mutuando alcune esperienze che hanno dato in altre regioni da una tempistica diversa, perché i nostri imprenditori si lamentano di un ritardo che molto spesso non dipende più dalla regione ma dall'autenticazione che la società AGEA per conto del Ministero poi deve dare sulle misurazioni, sulle certificazioni. E poi una cosa a cui tengo molto sul ricambio generazionale, una profonda riforma della misura 6.1 sui giovani, volendo andare incontro a quelle che sono le esigenze nuove di molti giovani imprenditori che vogliono fare investimenti, eliminando anche talvolta quelli che non lo fanno veramente come imprenditori, ma magari sono così, hanno dato la loro presenza per poter accedere a un bando. Noi vorremmo invece che chi fa la misura 6.1 sia davvero un giovane agricoltore e che faccia l'agricoltore, e su questo vorremmo mettere come focus centrale il progetto aziendale, quindi spostare un po' dall'approccio tecnico-burocratico della valutazione degli investimenti soltanto ad una valutazione del progetto aziendale, del business plan, di quello che in qualche modo l'imprenditore vuole fare, eliminando l'ULA, eliminando alcuni criteri, per esempio quello dei 30 anni, perché non è detto che a 30 anni uno sia un agricoltore competente se ha 38 anni, ma ha fatto gli studi, si è laureato e ha fatto delle esperienze, mi pare giusto che possa essere più qualificato e raggiungere ancora meglio l'obiettivo di creare un'azienda. E poi eliminare alcune priorità sulla 4.1, che
in qualche modo hanno creato delle disparità nel risultato, e poi anche inserire le produzioni integrate dei prodotti di montagna, che è una cosa che è nata dall'ascolto che abbiamo fatto in questi mesi. Devo dire che sono stati mesi anche abbastanza difficili, siamo andati in tutti i territori, non è mancata la presenza dell'ufficio e dell'assessorato in nessuna provincia per ascoltare i maggiori i protagonisti del mondo agricolo e cercare di capire da loro direttamente quali erano le attese. Queste attese le abbiamo riassunte e oggi le presentiamo all'osservatorio regionale. Ecco. E vogliamo, se ci sono delle domande. Beh, nella misura 4.1 abbiamo toglieremo la preventivazione come concetto, passando ai costi standard, in modo che quando c'è la richiesta di un contributo per un investimento, la Regione ha già modalità di valutare quell'investimento senza bisogno di chiedere tre preventivi, ad esempio. E questo è un passaggio non secondario. Poi altri fattori che abbiamo semplificato, non so se magari Lorenzo vuole ulteriormente illustrarli. Scusate qui. Il percorso parte in questi mesi, ma poi proseguirà anche successivamente. L'obiettivo finale è quello di arrivare al costo standard su tutti gli investimenti, il che significa che addirittura l'agricoltore non dovrà neanche presentare la rendicontazione della spesa, cioè non dovrà alla fine neanche portare le fatture per dimostrare che ha fatto gli investimenti. Basta fare il controllo e vedere che per esempio questo agriturismo è stato realizzato così come era previsto e quindi non si deve più dimostrare con le singole fatture. Questo è l'obiettivo finale. Il primo passaggio appunto avverrà da tutte le parti, in tutti i tipi di investimento, è quello appunto di eliminare i preventivi, che sembra una cosa semplice, ma in realtà è un adempimento burocratico pesantissimo per l'agricoltore che per qualsiasi acquisto deve inviare tre PEC a tre fornitori diversi, dimostrando che questi tre fornitori non siano in nessun modo legati come forme societarie, deve ricevere tre PEC e deve caricare tutti questi dati per ogni singola PEC, ogni offerta, le offerte, le richieste devono essere uguali, sul sistema informativo. Fortunatamente abbiamo già un sistema che toglie la carta, ma togliere la carta e dover poi riscrivere tutte queste cose sul sistema informativo è un vantaggio relativo. Quindi il primo passaggio appunto è togliere tutti i preventivi, come ha già detto l'assessore, poi per arrivare, già lo facciamo per alcuni investimenti ora, per arrivare alla fine a togliere anche le fatture in fase di rendicontazione. Questo dal punto di vista proprio amministrativo, burocratico. E ci sono delle domande da coloro che sono, scusa. Posso chiedere se ci ricorda, forse l'assessore o il dottor Bisogni, le risorse a disposizione, i bandi e i primi bandi che usciranno. Dunque, le risorse ancora non le conosciamo con precisione perché si parla per due anni, 21-22, di 170 milioni come minimo per arrivare fino a circa 200 milioni come ipotesi massima, perché il Ministero ha fatto due ipotesi di riparto, visto che le regioni non sono riuscite a trovare un accordo, e il Consiglio dei Ministri, forse il prossimo o quello successivo, dovrà decidere il riparto tra le regioni. Però diciamo che abbiamo già una base abbastanza consolidata, che è lo storico di questi 170 milioni, quindi sulla base di questo abbiamo già fatto uscire i bandi per le misure agroambientali e per la misura di benessere animali. Per agroambiente intendiamo il biologico o la produzione a basso impatto ambientale, queste erano le più importanti, e anche aiuti per le aree montane con le indennità compensative. Quindi in questo territorio, che è un'area montana, qualsiasi ettaro coltivato ha diritto ad avere 200 euro di contributo, proprio per garantire il mantenimento. Quindi questi bandi sono già usciti, in alcuni casi con riserva perché non avevamo ancora le risorse certe. Ma il prossimo bando, poi, come diceva l'assessore, importante è quello dei giovani per ricambio generazionale,
che uscirà sicuramente prima dell'estate. Nel frattempo stiamo anche procedendo a una modifica del PSR per recepire tutte queste indicazioni che sono appunto venute dall'amministrazione. C'è qualche domanda da... Ah, ok, bene, grazie. Di chi? Sì, ringrazio e saluto tutti i giornalisti collegati in remoto e spero che possiate seguire i lavori, vi faremo avere il materiale degli interventi così da avere massima documentazione sull'iniziativa. Grazie.